Pulcinella che non abbandona mai, Margherita con le attività UNICEF. Diamo la parola a lui per l'indirizzo di saluto. È una giornata bellissima, dobbiamo fare di più per i bambini, creare più spazi, soprattutto salvaguardare quelli che sono i loro diritti. Io porto Pulcinella ovunque, ultimamente sono stato a Massana Vittima, a Follonica, e ricordo una bambina di colore che disse: Pulcinella unisce il mondo. C'è bisogno di Pulcinella che diventa per questi bambini come l'eroe, Pulcinella che affianca le istituzioni, un Pulcinella che è sempre presente con l'UNICEF, ma soprattutto dice ai bambini: insieme possiamo cambiare il mondo, e ci riusciamo, ma soprattutto possiamo donare un sorriso ai bambini. Se noi pensiamo quanti bambini stanno soffrendo nel mondo, dobbiamo impegnarci. Grazie a Pulcinella, e diamo sempre a Margherita il microfono per un pensiero per il suo Pulcinella. Pulcinella rappresenta un po' il napoletano tutto, un napoletano che c'è troppo dolore, c'è quello da fare, e che ha dentro il cuore l'amore degli altri per i suoi simili, che è vicino alla gente. E quindi per me Pulcinella vicino ai bambini, a tutti gli altri bambini, gioca con loro, scherza con loro e dice loro, soffiate di felicità e anche gioia.